butta via tutto, puliti, scappa, 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 scappa da Capogiro. Buongiorno amici della Zoccola Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scappano tutti, fuggi, fuggi da questi sciacalli. Non ci vogliamo stare qui con questi sciacalli. Ah, allora sì, voi non amate il Milan? Sì, sì, sì. Amate il Milan? Nessun giocatore ama la sua squadra, a meno che non è nato e cresciuto in quella squadra. Mettetevelo nella testa, a partire da Lautaro, che se non gli danno i soldi che vuole se ne va, a seguire tutti gli altri. Poi ci sono quelli che sono nati e cresciuti qua, Totti per esempio, Maldini, allora, ma non è che loro non li pagavano, comunque li pagavano, anche se sarebbero rimasti per altri motivi familiari. Con questa società di sciacalli, senza ambizione, con un allenatore come Fonseca, secondo voi, un grande giocatore, rimane? Voi rimarreste? Io no, sono sincero. Vabbè, Milan sì, ma perché io sono tifoso, ma in generale no. Di che no, di che no. Ho sentito il mio amico Andrea Longoni, mio amico, in realtà non ci siamo mai incontrati, però sì, diciamo che siamo amici, so che mi segue, e che Teo ha chiesto la cessione. A me non risulta così, a me non risulta così, a me risulta che Teo sta benissimo qua a Milano e non vorrebbe andare via da Milano, nel caso comunque c'è un'offerta dal Bayern Monaco, ma lui preferirebbe Madrid. Io so questo. Così come mi hanno detto che lo vendiamo, che poi alla fine potrebbe anche accettare il Bayern Monaco, ma non perché lui vuole andare via, perché in ogni caso la nostra società di sciacalli ce lo manda via come per Tonali, no? Ma il discorso mio è un altro, che è quello del titolo. Oggi qualunque buon giocatore, anzi qualunque ottimo giocatore, perché quelli buoni bene o male si possono prendere, ma qualunque giocatore ottimo, uno, non viene al Milan, due, se gioca nel Milan, come possono essere Megnante e quant'altro, se ne va. Ma c'è la ragione di andare via, ma chi è che vuole rimanere? Ma ragazzi, ma chi è che vuole rimanere in una società allenata da Fonseca, che non ha nessuna ambizione, nessuna voglia di vincere, nessun progetto? Sono un calciatore, i calciatori hanno la carriera limitata, non possono fare tante scelte, La carriera di un calciatore quanto dura? 20 anni? 25? Chi è fortunato? Quello dura, sono 4 contratti, Non è che dura molto di più, di conseguenza devi fare delle scelte, devi fare delle scelte. Anche Mbappé ha smesso di apparire al Real, ha detto basta, adesso vado al Real, vado a vincere al Real, e va con la voglia di vincere al Real, in un Real che già vince senza di lui. Oggi se tu vai da un calciatore forte ti può dire di no, ma anche lo stesso Zirkzee o anche Sesco, qualunque giocatore mediamente buono, non è che parliamo di Haaland, di chissà chi, qualunque giocatore mediamente buono, se oggi ti chiama il Milan, cosa vai a fare? Cosa vai a fare? Mi pagano poco, non hanno un progetto per vincere, non pagano le commissioni, capisci che già i giocatori non vorrebbero venire. Ci vengono quelli lì che lo vedono come la vetrina per poi andare via. Cioè tu oggi sei come l'Atalanta, anzi l'Atalanta ha un progetto più interessante del tuo, che l'Atalanta perlomeno ci prova a vincere, tu no. Quindi questo è un altro problema che bisogna mettere in conto nei mille problemi che abbiamo, che oltre avere un allenatore scarso e quant'altro, c'è gente poi che mi dice, c'è gente che mi dice, no ma vedrà che non arriva Fonseca, è già tutto fatto, è già tutto fatto. C'è gente che mi dice anche che arriverà un altro allenatore, invece no, è tutto fatto.
Ma che giocatori verranno al Milan? Jonathan David da Lille, diceva, dal Milan, se faccio bene poi me ne vado. Quindi ragazzuoli, un po' triste e malinconico oggi, dai un po' d'allegria, dai che arriva Zorro. Tra l'altro ho capito adesso perché Leao si è vestito da Spider-Man, perché ha detto Fonseca si veste da Zorro, io mi vesto da Spider-Man, l'anno prossimo per il carnevale ci siamo. Ecco, diciamo che se arriva Fonseca per il carnevale ci siamo. Ma tu ti immagini che deve arrivare un giocatore, no? Che ne so, vabbè, si parla di Zirze, parliamo di Zirze, tanto il Milan è 6 mesi che è su Zirze, che vuole prendere Zirze, magari poi non lo prende neanche, dovrebbe aver già firmato, già chiuso, invece noi siamo lì che trattiamo, e la gente vuole le commissioni, ma va, strano, comunque immaginati, per convincerlo, lo fanno chiamare da Fonseca. Oh, beo giovane, sono Fonseca. Per favore, vieni a Milan che io ti faccio diventare la stella di Milan. La stella che brilla nel cielo del firmamento. Hai capito, Joshua? Non fai scherzi, che qui c'è l'allegria. Io mi vesto da Zorro. Leao si veste da Spider-Man. Per te abbiamo un vestito da Batman, che sei il più bello del mondo. Per favore, ci vediamo a Milanello. Ciao bello. Cioè questo quando, cioè, se lo chiama Fonseca, se un giocatore lo chiama Fonseca, quello pensa che, c'è, che sarà un trans, sarà, chi è che mi sta chiamando? Chi è che mi sta chiamando? A Mandalir mi sta chiamando. Cioè, capisci che ragazzi siamo ridicoli. Purtroppo è da dire, noi siamo sempre dei rispetto agli altri, ma in questo periodo, con questa povertà, siamo ridicoli, c'è niente da fare. Speriamo che qualcuno si svegli, speriamo che qualcuno salvi questo Milan, salvate il Milan da questi sciacalli, perché lì a San Donato ancora è lunga, e quindi prima dello stadio questi non se ne vanno, nella speranza di fare lo stadio senza l'Inter. E ho sempre la paura che con tre quelli mo si infilano. Va bene ragazzuoli, dall'Humanitas è tutto. Ci vediamo nel pomeriggio. Cerco di fare la live con mio amico Fonseca. Gioia per tutti. Sono pessimo in imitazioni, vabbè. Spero di avervi strappato un sorrisino. Ciao belli.